Onorevoli, rieccoci qui su Cry of Fear, un nuovissimo episodio. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati che eravamo arrivati qui, che vi posso dire dove eravamo, nemmeno io lo so. Abbiamo avuto un messaggino da questo numero che ci diceva: guarda dietro, si era aperta questa porta. Quindi ora noi proviamo ad avanzare. Voi non sapete quanto io non voglio fare questo gioco. Ok. No. Vedo tutto nero. Continuo a vedere nero. Jump scare. Me lo aspetto. Cazzo. Ah, ecco. It's blood on the floor. Vabbè, cioè c'è del sangue. Complimenti, c'è Sherlock Holmes. Accendi la luce. Martello. Ma era meglio il coltello. Ah, l'ha preso lui. Colpiamo. Colpiamo Timmy. Timmy. Timmy! No, brutto strozzo. Vai giù. Minchia, se sei brutto. Che cazzo gli chiedi chi è se è morto? No, togli. Vattene via. Dai, riprenditi. Fatti una sbamitazzata. Immaginavo peggio, sincero. Damn it. No signal. Ma vaffanculo. Te pensi al cellulare, Cristo. Lì da dove siamo venuti, vero? Sì. Sì. To climb ladder. Va bene. Aspetta. No. Vedo una siringhina. Beh, siringa. Morfina. Ah, cioè tu vai avanti a morfina per tirare sulla vita. Che per amor del cielo, è tutto è rispettabile, facendo conto che facciamo una vita di merda. Pure io mi farei di morfina dalla mattina alla sera, vedendo la vita che fa. No. L'acqua, Cristo, è statica. Ma se lo evitiamo... Tanto nei giochi horror non ti danno punti se ne ammazzi di più o di me. No! Vecchio! Dai, merda! Sei brutto e non hai nemmeno un buon odore. Oh. Sta qualcosa in acqua. Orco Giuda, se sei brutto. Mi sembrava strano che non sia ancora palesato il muro. Ciao, muro. Ma se ti tengo la luce puntata non fai niente. Porca troia, come muovi la testa, ragazzo. Io mi farei controllare, non so. Qualcosa da... per la schiena o per la testa, comunque, porca puttana. Minchia, sei durissimo qui. Porca troia. Muori. Cane. Troia. Ho tolto più di metà di barra della vita. Tanto dubito che da dietro ci attacca qualcuno. Da sopra sì. Ah! Possiamo salvare. E noi salviamo. Porco Giuda. C'è da dire che però sono veramente, veramente tosti. Se continuiamo così col cazzo cioè, finiamo il gioco. Io mi chiedo chi è nella vita lo stronzo che fa la musica dei videogiochi. Ah, fa il saltino in avanti.
Cristo santo, ragazzo, io te l'ho detto, mi farei controllare. Porca troia, muori, stronzo. Forse dovrei provare a evitare i suoi attacchi, però. Labbra rosso, coca... No, dove stai? Coca-Cola, dicevo. Muori, figlio di troia. Mi ha quasi ucciso. Labbra rosso, coca... Ma c'è proprio scritto... Coca-Cola? No, Coca-Cola! Vecchio copyright. Stai male? Ma non oggi. Non oggi morirai di stamina. Cioè, non oggi ti farò la siringhetta di stamina. Un altro giorno, magari. Che poi si confondono benissimo col pavimento. Quindi veramente è difficile vederle. No, per me puoi morire, ma letteralmente crepare col cazzo che ti do la stamina così. Te la devi guadagnare. Voglio che diventi uno spartano. No, te sei uno spartano, già ti avevano ucciso, vera troia. Continua a... Posso prendere la coca? No. Morco Giuda! Morco Giuda! Vaffanculo, questo mi ha fatto spaventare. Questa mi ha fatto spaventare. Questa mi ha fatto spaventare. Ciao, figlio di troll. Ma non c'è modo. E vai giù, troia. Uff. Si sminchia ogni tanto la visuale, ma quello credo sia problema del mio mouse. Vorrei tanto trovare un sistema. Vai, tutto indovena. Ma ti tagli le vene, stronzo. Fai schifo. Fai il dual. Ma se io... No, ci vede. Yeah! Strozzo! Muori! Troia! Schifoso! Crepa! Quelli con la giacca rossa sono più duri. Mi sembra di capire. Quindi ora abbiamo due siringhe. Eh sì, quella di prima e quella di ora. Quindi no, non sono infinite, effettivamente. Ma pure io che pensavo che ero infinite. No, che cazzo fa? Storpio di merda che prima mi ha fatto spaventare. Vai giù, dai. Tu che ti vesti di vintage e fai l'anarchico. Porca troia. Pensavo c'erano altri. No, fammi tornare indietro a salvare, va. Rieccoci qui, signori, appena salvato. Vediamo che succede. Ma perché gli angoli sono così stretti? Chi è l'ingegnere? Ma io non metterei mani lì. Ah, abbiamo aperto il garage che c'è di là. Sì, certo. Ok, perché mi aspetto che esce qualcosa all'angolo? Ah no, no, dai, è tutto tranquillo. Beh dai, abbiamo superato le prime aree, possiamo dire. Grazie a Dio che almeno qui non c'è la batteria. Se non so, sapete che parto era trovarsi pure le batterie. Help me, please help. They are coming. I'm inside the apartment. Hurry. Hurry tipo veloce. Ma guarda, io sinceramente, già tanto se riusciamo a salvare noi, perché ora dovremmo metterci a salvare pure altra gente. Ecco. Poi io faccio schifo nel parkour, anche nelle fasi più stupide. Ok. Ok, qui salto abbassato. Sono sti cazzo di pali che... Dio. Dà un fastidio. Poi quanto cazzo si dovevi essere piccolo per passare in un palo simile?
Ma c'era qualcosa lì? No, no. Vero che no? No, ok. Perché qui le risorse me le vedo abbastanza limitate. Aspetta, vediamo se c'è. Accido un'area segreta. No! Che palle! Penso si potesse accedere là sopra. Quindi rifacciamo tutto il percorso di merda. No, che palle. Giù! Ve l'ho detto che faccio schifo nel percorso, ragazzi. Ve l'ho detto. Passiamo, passiamo qui. E sono ritardato. Che troia. Vai. Vai. Ok. È giusto quello che sono difficile. Ma anche perché ti arrivano tutti sti cazzo di messaggi? Cioè, non so, quando eri normale lavoravi in un call center, porca puttana. Al nostro Simon arrivano messaggi di... Ah, già arrivati. Bene. Ma volendo posso... No. Sarei già andato sul tetto. Immaginavo che si rompeva. Ah. Ok. Ma siamo sicuri che questo è l'appartamento? Magari è sbagliato, magari noi entriamo nell'appartamento 11 e ci dice che cazzo ci fai qua? Io uscirei. Porco Giuda. Quarto piano. Ma quindi mi stavi spiando? Questo è un altro numero. 372. Sì, è un altro numero. Ma è secret note. Che cazzo riesci a leggere questa scrittura? Io ho già difficoltà a leggere la mia. Allora, tre piccoli ragazzi giocano nel parco. Vabbè, uno dice di tornare a casa prima che diventa notte. Il secondo non vorrebbe andare. E il, cioè il secondo se ne va e il terzo rimane a giocare da solo. Vieni qui, piccolo ragazzo, vieni qui. E i cespugli hanno sussurrato in maniera soffice. They say Curiosity Killer ha ucciso il gatto. Ok. In inglese fa abbastanza schifo, quindi in caso, ragazzi, evitatemi voi a tradurlo. Magari scrivete nei commenti, brutto coglione, non si scrive così, cioè non si traduce così. Ma posso suonare senza campanello? Ah no, peccato. Avrei voluto. Oh, che bello. Ma siamo al quarto piano. E questo è l'appartamento, mi scusi. In cucina. In cucina non c'è mai l'assassino. Te lo posso salvare. Salva subito. Che bello. Ma però c'è da dire che salvataggio c'è abbastanza spesso. Porco Giuda! No, 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 bambina di merda, vai giù, 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 giù. Ti credo, porca puttana, mi hai fatto traumatizzare. Bambina di merda. Bambina di merda. Cristo, e non crepi! Non crepa! Porca troia, mi ha fatto spaventare. Mi ha fatto cagare addosso. Bimba di merda. Uff. È sparita. Bene. Non ci voglio andare, sinceramente. Sinceramente, no. Ah, porca puttana. Che merda. Dobbiamo ancora esplorare. Ah, c'è l'Atari, che bello. Spero che almeno vi paghino per questa pubblicità. Che cazzo ho fatto? Che venuto è? Ah, lei è uscito direttamente. Bene. Ma io volevo rimanere un attimo dentro, mi permette. E poi è bellissimo che io prima da qui mi fa uscire.
Dai, non c'è mezza anfetamina, mezza cosa. Ma comunque le bambine sono devastanti. Sì, Murloc, ho capito. Però, ragazzi, detto ciò, gli episodi di questa serie voglio fare più brevi, quindi Murloc ce lo ricorda anche. Sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno e ci vediamo nel prossimo episodio.